Mister D'Ambrosio, allenatore del Guglionesi, in due domeniche avete affrontato, crediamo, forse le squadre più attrezzate del campionato. Domenica scorsa col Vasto Girardi comunque ci avete provato, contro l'Isernia si è messa subito in salita. Sì, in effetti con l'Isernia andare sotto neanche dopo 5 minuti, due reti, non era facile, diciamo, rimontare la gara, anche se abbiamo avuto la possibilità di entrare noi in partita, però purtroppo abbiamo sbagliato i rigori e quindi poi del resto è andato tutto in discesa. Ecco, abbiamo visto comunque la squadra forse sta ruotando in maniera abbastanza enigmatica, abbiamo visto c'è stato l'impegno di Coppa mercoledì e oggi magari ha ruotato qualche uomo, c'era Consolazio in panchina che è subentrato poi nella ripresa. No, beh, io comunque, noi abbiamo comunque una rosa ampia, quindi sì, me lo posso permettere di magari di far riposare oppure di far entrare in partita in corsa, però non vuol dire niente questo, perché comunque i primi 11 che sono scesi in campo dovevano cercare perlomeno di tenere bene, come dire, il campo e poi di conseguenza cercare perlomeno di stare in partita per giocarcela alla pari, perché poi noi oltre a quello abbiamo concesso degli errori e secondo me abbiamo regalato i primi 2-3 gol, abbiamo fatti noi. Ecco, ultima cosa, secondo il suo punto di vista è stato un bene o un male magari affrontare subito i Isernia e Vasto Girardi, o forse preferiva affrontarle più tardi? Un bene o un male non lo so, che comunque dopo tutte e due le partite tornare a casa con 0 punti, mettetemi nei panni miei, un po' di rammarico c'è, però con questo mi assumo pienamente tutte le mie responsabilità e quindi ci rimbocchiamo le maniche, ci lecchiamo le ferite e dopodiché pensiamo alla prossima.